Benvenuti nella mia cucina. Oggi vi voglio deliziare con una nuova video ricetta. Questa video ricetta è stata pensata se in tal caso avete una voglia la mattina di un dolce e non avete voglia di uscire andare a prendere un cornetto, oppure se in tal caso avete amici che vengono all'improvviso. Vediamo subito di cosa sto parlando. Oggi vi andrò a proporre dei sacottini pan di stella ripieni di Nutella. Vediamo subito quello che ci occorrerà per poterli realizzare. Allora, per prima cosa ci occorreranno due paste sfoglie rettangolari, poi ci occorrerà Nutella quanto basta, poi pan di stelle quanto basta e un po' di latte quanto basta. Adesso andiamo a vedere subito la procedura da farsi. Mi raccomando, il forno già ben caldo e i soliti 7-10 minuti, dipende sempre dal nostro forno che può variare. Allora, per prima cosa andiamo ad aprire la nostra pasta sfoglia in questa maniera qui. Poi io con un copapasta, che adesso non trovo, ah, eccolo qui, vado a formare delle formine così. E procedo su tutta la sfoglia. Una volta realizzati i nostri cerchi, prendiamo un biscotto pan di stelle, lo andiamo a intingere dentro il latte, così, latte freddo, mi raccomando. Lo adagio sopra e proseguo per tutti i nostri biscotti. Poi su ognuno di loro andiamo con la Nutella e la vado ad adagiare sopra al biscotto, così. Poi con l'altro cerchio lo vado ad adagiare sopra in questa maniera e vado sui lati a fare una leggera pressione, così. E proseguo con gli altri. Così. Poi con un lembo della forchetta vado a incidere sui lati in questa maniera. Ho già rivestito
la mia teglia da forno con carta forno e li vado ad adagiare sopra. Questi sono i saccottini pan di Stella. Adesso li vado a mettere nel forno già caldo per 7-10 minuti. Dopo 7 minuti ecco come si presentano i nostri saccottini pan di Stella. Come avete visto dai saccottini che siamo andati a realizzare è avanzata la sfoglia. Io nel mio caso invece di ricreare altri fagottini di Nutella andrò a fare un piccolo rustico. Ho rimpastato la pasta sfoglia e l'ho stesa molto sottile. Adesso andiamo a vedere cosa andrò a realizzare io, così se voi volete potete prendere anche voi spunto. Allora, ho preso la pasta sfoglia che è avanzata e l'ho stesa molto sottile con il mattarello. Adesso la giro su un lato, vado a ricreare un rustico, prendo del ketchup e lo vado a mettere così su un lato. Poi vado a mettere mortadella, voi potete mettere quello che più vi piace, così, poi vado ad aggiungere pancetta affumicata. Sicuramente non è dietetica. Poi aggiungiamo la provola dolce. La vado a tagliare così grossolanamente. Poi vado a prendere un'altra fetta di mortadella e vado a sigillare. Poi prendo la sfoglia e cerco di farla combaciare sull'altra, cercando bene di non far uscire gli ingredienti. Piego i lembi così a modo di panzerotto . Sigillo bene bene, faccio un orecchietto qua, così, proprio creo un mega panzerottone gigante. Poi con la forchetta vado a pigiare bene. Bucherello leggermente, mi sono incartata
così la sfoglia. Poi sporco un po' di ketchup sopra. Sempre se vuole uscire. Così. Questo è facoltativo, se lo volete fare sopra. Poi vado a spalmare sopra un po' di origano. Così. E questo va in forno ben caldo per 10 minuti all'incirca, il tempo che diventa croccante la sfoglia. Dopo 10 minuti ecco il nostro rustico gigante come è uscito. Che dire allora, i miei sacchettini pan di stella, eccoli qua. E in più il rustico gigante, che più che altro sembra un bel panzerottone. Appoggiamo questo fino a che vola dal piatto. Eccolo qua. Io vi saluto, spero di avervi fatto compagnia, di avervi dato alcune idee molto dolci, anche salate e sfiziose. Vi do un grandissimo bacione e ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao! Ciao!